sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, ci raduniamo alla Tua presenza, aprendo il nostro cuore e affidandoti le nostre richieste, affidandoti il nostro peccato, mettendo nelle Tue mani le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre mancanze, affinché Tu possa accogliere questo e trasformarlo in una grazia. Trasformarlo in un dono più grande. Ti offriamo la nostra adorazione, il nostro ringraziarti per la Tua presenza perenne in mezzo a noi. Quante volte, Signore Gesù, Ti fai presente nella nostra vita e noi non ci accorgiamo della Tua presenza. Quante volte ci parli attraverso un fratello o una sorella e noi non apriamo gli occhi nel riconoscere Te in quel fratello e in quella sorella. Quante volte Tu passi e noi restiamo superficiali, restiamo vuoti. Apri il nostro cuore per accoglierti, per capire, per leggere i segni della Tua presenza nel mondo, nella nostra vita, nelle nostre famiglie. Ti affidiamo in questa adorazione quanti si sono affidati alle nostre preghiere, quanti ci chiedono continuamente di pregare per noi, quanti in questo momento hanno bisogno, necessità, che qualcuno preghi per loro. E noi questa sera lo vogliamo fare, aprendoci con generosità davanti alla Tua presenza. Prima di entrare nella preghiera, nella meditazione, invochiamo sempre il dono dello Spirito Santo, perché la luce, il fuoco, il calore, l'intelligenza, l'amore possa entrare nella nostra vita, possa aiutarci a capire le parole di Gesù, possa aprirci i segreti di Dio, possa aprirci al mistero. Thank you.
per lo Spirito di Dio, non per potenza e forza, ma per lo Spirito di Dio, Spirito Santo, illuminami. Spirito Santo, riscaldami. Spirito Santo, forza inesauribile di Dio, apri il nostro cuore per accogliere le parole di Gesù. Apri il nostro cuore per sentirti presente dentro di noi. Illumina la nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra intelligenza, il nostro corpo, perché tutta la nostra persona possa essere orientata verso di te. Tutti i nostri sensi, quello che siamo, quello che sentiamo adesso, possa essere orientato verso di te, che sei vita, che sei amore, che sei perdono, che sei luce, che sei forza. Meditiamo e gustiamo in silenzio la presenza dello Spirito dentro il nostro cuore.
Ascoltiamo la parola di Dio dalla prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Nel frattempo, radunatesi migliaia di persone che si calpestavano a vicenda, Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio, nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti. Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. La parola di Dio che abbiamo ascoltato nell'Epistola di San Paolo ci potrebbe far riflettere pensando ad un titolo da poter dare su questa ora di preghiera, alla forza delle nostre parole. La parola è un dono datoci da Dio. Con le parole si dicono e si fanno tante cose. Con la parola l'uomo acquista la sua dignità. Con la parola l'uomo lascia vedere agli altri ciò che è, comunica. E questo è alla base della vita umana. Voi immaginatevi la nostra umanità, tra i tanti doni che abbiamo, priva del dono della parola. Sicuramente svilupperemo altri sensi per poter ovviare a quella mancanza, ma Dio ha pensato al dono della parola. E la parola in sé ha una forza straordinaria. Le parole comunicano, hanno in loro un messaggio, lasciano vedere come noi ci sentiamo. Basta cambiare il tono della voce per capire se io in questo momento sono arrabbiato, se io in questo momento sono calmo, se io in questo momento sono agitato, sono contento, sono triste. Con le parole possiamo e facciamo intendere dei messaggi, un nostro pensiero. Le parole possono essere capite, ma anche non capite. C'è tutto un lavoro, c'è tutta una dimensione straordinaria attorno alle parole. E in questa prima lettera ai Corinzi l'Apostolo Paolo ci fa guardare questa riflessione. Gesù che dice ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Pertanto non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. È tremenda questa espressione, proprio per indicare che la vita del cristiano dovrebbe essere uno specchio limpido, pulito, dell'amore di Dio, della sua presenza. Le persone quando mi incontrano, quando parlano con me, quando mi vedono, io possa essere stanco oppure no, possa essere arrabbiato, possa essere contento, gioioso o triste, devono poter vedere in me la presenza di Dio. E soprattutto
quando ascoltano le mie parole devono poter vedere in me, in noi, l'agire di Dio, che si fa presente anche attraverso la nostra voce, il nostro parlare. Ma ovviamente tutto sta alla nostra libera scelta. Il Signore fa sempre appello alla nostra coscienza, alla nostra libertà. Noi possiamo decidere e scegliere di essere cristiani nella luce e di essere non cristiani, perché di per sé il cristiano, il suo habitat è la luce, e uomini e donne che vivono nelle tenebre. Ma il Signore raccomanda, il Signore ammonisce, il Signore fa sentire la sua voce. Non c'è nulla di nascosto, nulla di segreto, nulla che viene detto nelle tenebre che sarà esposto, che sarà detto, sarà gridato dalla cima dei tetti. Ma non per svergognare chi ha sbagliato, no, ma perché quando c'è la luce di per sé irradia le tenebre, ed è naturale che quelle tenebre, con la presenza di Dio, siano illuminate. Quindi ciò che io compio nel segreto, negli angoli oscuri, nascosto dietro alle siepi, verrà rivelato, verrà manifestato, perché l'amore di Dio illumina tutto, anche le tenebre più fitte. All'origine del mondo, quando Cristo si è incarnato, la luce è venuta nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ma con la sfolgorante luce della risurrezione di Cristo, cioè la sconfitta definitiva e totale della morte con il suo peccato, la morte, le tenebre, sono soggette alla luce, vogliano o non vogliano. E quando la tenebra viene irradiata dalla luce di Dio, o si converte, cambia, si lascia immergere dall'amore, oppure si ostina nella sua battaglia, nella sua guerriglia quotidiana. Contro chi? Contro che cosa? Contro l'amore. Non c'è nulla che verrà detto di nascosto negli orecchi, che non sarà rivelato con il megafono al termine della vita. Non c'è nulla. Questa riflessione ci invita ad avere sempre di più luce dentro di noi, valutando bene le parole che noi diciamo, perché ogni parola porta con sé un peso specifico. Ogni parola porta in sé un peso. Un peso. Ogni parola porta in sé un significato. E noi dobbiamo stare molto attenti con le nostre parole. È ovvio il significato. Noi con le nostre parole spesso amiamo. Siamo capaci di cose straordinarie. Sappiamo toccare il cuore della gente, se lo vogliamo, perché siamo figli di Dio. Ma accanto a questo, con le parole, noi spesso, ci trasformiamo in carnefici. Quando non vogliamo accogliere la presenza di qualcuno, ribaltiamo tutto, ribaltiamo la nostra dignità e ce la mettiamo sotto i piedi. Quando giudichiamo, quando condanniamo, quando non la facciamo buona a nessuno, quando sussiste la calunnia, lo spergiuro, il parlare male, queste non sono opere dei figli di Dio. E nemmeno opere di un cristiano. E se questo peccato è presente, chi vi parla ci cade. E solo Dio sa come ci si sente quando hai sbagliato e devi chiedere perdono. Apriamo il nostro cuore e mettiamo tutto questo davanti al cuore di Dio. Se abbiamo sbagliato, se abbiamo tradito qualcuno, se gli abbiamo fatto del male,
se l'abbiamo violentato psicologicamente, se l'abbiamo distrutto con le nostre parole, prendi questo male, prendi questa tenebra e immergila nella luce del Signore che questa sera è presente e si lascia vedere. Non parlo più. Lasciamoci solamente provocare da una storia che molti conosceranno, ma ogni tanto rispolverare la memoria fa bene. C'era una volta una donna a cui non piaceva per niente quello che il vecchio sacerdote aveva da dirle. Arrivò il giorno in cui non riuscì più a sopportare le parole del suo pastore. Sapeva che era tutto vero, ma la irritava tanto. Allora cominciò a raccontare in giro tante storie false e cattive sul sacerdote, per mettere tutti contro di lui, con i suoi pettegolezzi. Tuttavia, più ne diceva, più si sentiva triste. Cominciò a pentirsi delle menzogne dette. A un certo punto non ne poté più e in lacrime si recò dal sacerdote per chiedergli perdono. «Ho raccontato tante bugie su di lei», disse. «Per favore, mi perdoni». Il sacerdote non rispose subito. Sembrava immerso nei suoi pensieri e in preghiera. Alla fine disse: «Sì, ti perdono, ma prima devi fare una cosa». «Che cosa devo fare?» chiese lei, un po' sorpresa. «Vieni con me in cima al campanile e ti farò vedere», rispose lui, guardandola negli occhi. «Prima però devo prendere qualcosa dalla mia camera». Il sacerdote tornò con un gran cuscino sotto il braccio. La povera donna riusciva a stento a nascondere la sua sorpresa e la sua crescente curiosità. Sempre più perplessa, riusciva a stento a trattenersi dal chiedere a che cosa servisse il cuscino e perché stessero salendo in cima al campanile. Comunque rimase in silenzio finché, un po' affannati, raggiunsero la cima. Il vento soffiava dolcemente attraverso le grandi finestre. Dal campanile si vedeva tutta la campagna che circondava il paesino. Improvvisamente, senza una parola, il sacerdote strappò la fodera del cuscino e buttò le piume fuori dal campanile. Il vento e la brezza portarono le piume dappertutto, sui tetti, per le vie, sotto le macchine, sugli alberi, nei cortili dove i bambini stavano giocando, sulla strada, sempre più lontano. Il sacerdote e la donna guardarono a lungo le piume che ondeggiavano nel vento. Poi lui disse: «Ora voglio che tu vada a raccogliere tutte le piume». «Raccogliere tutte le piume», ripeté lei con il fiato mozzo. «Ma è impossibile». «Lo so», disse il sacerdote. «Quelle piume sono come le bugie che hai detto su di me. Non puoi fermare quello che hai iniziato, anche se ne sei pentita. Forse puoi dire ad alcune persone di aver mentito, ma i venti del pettegolezzo hanno portato le tue bugie dovunque. Puoi spegnere un fiammifero, ma non il grande incendio che un fiammifero può causare». Meditiamo in silenzio e con libertà, affideremo al Signore, quando ci sentiremo pronti, le nostre intenzioni libere e personali.
Thank you.
Presentiamo, Signore, le nostre preghiere, le nostre richieste, le nostre invocazioni, le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, i nostri dolori, le nostre gioie, ciò che faremo dopo, perché tu ci possa trasformare nell'intimo e ci possa far scoprire ogni giorno la vocazione dell'essere cristiano. Oggi essere cristiano non è facile, non è semplice. Oggi comportarsi da veri uomini e da vere donne non è semplice, non è facile. Ma noi sappiamo che con te nulla è impossibile. Nulla è impossibile a Dio, dirà l'angelo all'annuncio della Vergine. Affidiamo tutto questo nelle tue mani, Signore, chiedendo la grazia questa sera di farci essere sempre cristiani che amano vivere nella luce. Amiamo la luce, amiamo la verità e scappiamo via dalle tenebre. Scappiamo via dai nascondigli. Mettiamo alla luce quello che siamo, la nostra identità. E se qualcosa non va nella nostra vita, ci sono tutti gli strumenti per poter lavorare insieme, per poter parlare, per poter comunicare e per poter crescere insieme nella comunione. E adesso accogliamo con umiltà la benedizione di Dio. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo farà. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio, i suoi angeli.